stare giovani. Noi abbiamo la certa età. Grazie, adesso grazie. Iniziamo tributo alle donne. Iniziamo ufficialmente chiamando qui le istituzioni. C'è qualcuno dell'amministrazione? Solo l'assessore. Solo l'assessore, già andiamo. Prego assessore, un attimo che io ti sistemo il microfono. Buonasera a tutti. Sono lieta di portare i saluti dell'amministrazione comunale e del nostro sindaco Giovanni Spadola, che si scusa per non essere qui presente perché purtroppo è impegnato in altri doveri istituzionali. Ma è qui presente con il cuore, infatti ci è tenuto a dirmelo. Salutami tutti, Corrado, tutta l'associazione, e vi ringraziamo per questa serata organizzata in onore delle donne. Oggi celebriamo la giornata internazionale della donna, comunemente conosciuta come festa della donna, ma in realtà di festa ben poco, perché la motivazione principale deve essere la riflessione. E ho visto che in questa settimana nel nostro territorio molte associazioni hanno organizzato eventi proprio dedicati alla donna. Questo mi fa piacere perché significa che c'è una forte sensibilità verso una tematica importante, che è appunto la condizione femminile. Purtroppo è ben chiaro a tutti che la donna ancora oggi non ha raggiunto la parità di genere. Ci sono delle condizioni che la discriminano, condizioni addirittura di violenza, insomma, che offendono la sua dignità. Quindi siamo qui oggi per gridare forti ed uniti tutti affinché si raggiunga, si porti giusto rispetto a tutte le donne, ovviamente non solo oggi ma tutti i giorni dell'anno, e siamo qui proprio per sensibilizzare questo tema questa sera. Buonasera.